racconti la tua odissea da stamattina per prenotare, penso, una visita, presumo? Il ticket per il reddito dei figli, per l'esonero per il reddito, sono passato alle 7:30 per vedere ancora prima, già c'erano 4-5 persone, perché sono andato via, perché sono dovuto andare anche all'ospedale, sono ripassato poi, c'è la fila, sono passato un po' di giorni fa, ci stava uno sportello solo, la fila fino fuori, cioè sanno che scade il ticket il 31 marzo e stava il rinnovo, aprissero 3-4 sportelli almeno per una decina di giorni per smaltire il pubblico. In più arrivi allo sportello che ti dicono se ti fa una fotocopia, neanche hanno la cortesia di farti una semplice fotocopia a pagamento, non che uno la voglia gratis, però almeno arriva là la persona, gli manca una fotocopia e ti rimandano indietro, cioè non mi sembra il caso, mettete una fotocopiatrice a disposizione e una persona che fa le fotocopie, oppure una persona, un cartello che dice quello che si necessita prima di dover venire a fare il ticket. Invece dovete fare sopra e sotto, anche qui altre persone dicono che non è la prima volta che vengono per una pratica. Qua è impossibile venire una sola volta, cioè non ce la fa solo una volta, ci vuole più di una volta, ma qua è diventato tutto un'odissea. Io, se vuoi, approfitto pure per dire un'altra cosa, che ieri sono stato al pronto soccorso pediatrico, cioè anche lì è uno scandalo, cioè è uno scandalo. Che è successo? Perché niente, io ho portato mio figlio e nessuno si degna di rigirarti, se ti fanno comunque aspettare un dottore solo a un pronto soccorso pediatrico, secondo me non è il caso. A mio figlio c'aveva il braccio gonfio perché mi è svenuto la mattina, gli avevano messo la farfallina, gli ho detto guarda, qualcuno si rigiri per vedere che è successo. Niente, nessuno si rigira, devi fare il casino, devi urlare, allora subito si presenta il dottore, l'infermiere. Cioè, c'hanno, secondo me, bisogna arrivare agli urli per... Bisogna arrivare agli urli e diventare maleducati, diventare scortesi per ottenere che qualcuno ti si rigira, cioè pure là non è una cosa allucinante. Gli hanno messo una medicina dentro la flebo, si sono scambiati di turno, non si sono dati le consegne bene e di conseguenza, cioè, a mio figlio gli mancava una parte del medicinale dentro la flebo, gliel'hanno messa dopo, perché il cartello a letto diceva una cosa, ora non le sto a spiegare i medicinali perché neanche li ricordo perché mi ero innervosito, e in più alla flebo ce ne stava scritta un'altra, ho detto ma o è sbagliato questo o è sbagliato l'altro, però non so io il genitore che me ne devo accorgere, perché cioè, là stanno medici, infermieri, quindi cioè, secondo me neanche là funziona. Non... Cioè, ieri è stata una cosa allucinante, nessuno ti si rigira. È quella stessa cosa. Uno con i bambini, cioè, io ho un bambino, ho portato un bambino di 18 mesi, cioè, se mi permette di dirgli fallo sta fermo, era già 4-5 ore che stava fermo, cioè, un bambino non è un bambino, uno, una persona di 20 anni, 30 anni si sta ferma. Cioè, un po' di cortesia là, è un reparto, allora se lo fanno... C'è molto nervosismo. Se lo fanno per amore di farlo, quello è un mestiere, secondo me lo ti fa per amore, perché se no, cioè, perché fa con i bambini, sbaglia in questo modo, ci sono passato anche con l'altro figlio, ho dovuto discutere anche con l'altro figlio, cioè, è una cosa... Ci sono passato più di una volta, infatti stamattina ero intenzionato a chiamare qualche responsabile del centro, perché non ho avuto tempo, perché fra le file là, le file qua. In più ho chiesto un'altra analisi, mi hanno fatto il ticket, però non mi hanno fatto l'analisi perché dice che non era d'urgenza, sono dovuto andare alla guardia medica, io sono di Santa Maria a farmi fare le impegnative, stamattina riandare là a pagare il ticket, cioè... È un'odissea. Sì, è un'odissea, uno no perché non le vuole fare, però semplificassero un po' le cose. Cioè, tutto qua. Signora, che succede? Ci racconta, ci dice quello che le vuole? Lei vuole lanciare un messaggio alla politica, vero? In particolare a una persona in particolare? Sì, al presidente Chiodi, ma non per lui, perché io non ho niente contro nessuno, soltanto perché tutti i giorni elogia che ha risanato la sanità e noi qua ogni giorno ci troviamo ad affrontare problemi gravissimi in questa sanità. Allora gli vorrei chiedere se l'ha risanata, perché non usa il personale, usa più personale per tamponare queste carenze che ci sono, perché la gente non ne può più, si continuano a pagare ticket agli invalidi al 100%, persone anziane che hanno un reddito basso e tutte le cose, e noi continuiamo a fare le file negli sportelli senza ottenere niente. Solo st'appello voglio far Chiodi.